siamo a Roma, nella sede dell'Aeroclub Italia, con il generale Cacciatore, che è il direttore generale dell'ente. Siamo venuti insieme anche a un aeroclub della Lombardia per vedere nel concreto come fare a organizzarsi per poter fare le gare ufficiali di droni da corsa. Ci sono due grossi scogli che impediscono a chiunque di fare gare. Primo è che le gare devono essere organizzate dall'Aeroclub Italia, giusto generale? Allora, le gare ufficiali, certo. Allora, premetto una cosa. Drone per noi uguale aeromodello. Quindi trattiamo di aeromodellismo, attività svolta nell'ambito dell'aeromodellismo. Nell'ambito dell'aeromodellismo, le gare ufficiali sono sotto l'egida della Federazione Aeronautica. La FAI. FAI a livello internazionale, a livello Italia della Federazione Italiana che si occupa di sport aeronautico. In questo caso è l'Aeroclub d'Italia che si occupa non soltanto dell'aeromodellismo, ma di tutti gli sport aeronautici che vanno volo a motore, volo a vela, paracadutismo, volo libero, di tutto ciò che vola si occupa l'aeronautica, l'Aeroclub d'Italia. Ecco, quindi tornando a noi, quindi una delle strade che avevamo già visto a Roma in un incontro che avevamo anche organizzato sempre da Dronezzine con l'Aeroclub d'Italia è come fare a organizzarsi per poter avere anche noi in Italia dei piloti che siano in grado di fare le gare ufficiali anche all'estero e quindi partecipare ai campionati. Sì. Ecco, una delle strade che avevamo trovato era quello di fare nascere degli aeroclub monospecialità. Aeroclub monospecialità. Noi siamo qui per questo. Ecco, come si fa? Per accogliere ed accettare il più aeroclub possibile. Ecco, questo è il nostro compito. E come si fa concretamente? È tutto molto semplice. Per quanto riguarda l'aeromodellismo occorrono 60 soci. 60 soci, 60 piloti, 60 soci. Ci vuole uno spazio, immagino. Ci vuole, beh, certo, come qualsiasi altra organizzazione deve avere una sede, dei locali da dedicare e un campo dove svolgere questa attività. Un campo che deve avere delle caratteristiche. Caratteristiche idonee per svolgere l'attività, perché il campo di volo per l'aeromodellismo è diverso dal campo di volo dell'aeroplano. Ci può dire le più importanti che possono essere le caratteristiche del campo, come dimensioni per esempio? Le dimensioni io sinceramente adesso così non so, perché non conosco le esigenze. Comunque si trova di queste. Le dimensioni devono essere idonee per l'attività che voi svolgete. Ora, per i droni è una cosa nuova, no? Io non sono molto esperto, non saprei dirle esattamente le dimensioni. Certo, devono avere determinate caratteristiche di sicurezza, ovvero se ci sono gli spettatori devono essere salvaguardati. Come si salvaguardano gli spettatori? O con una distanza o con delle reti. Con delle reti, certamente. Ecco, un'altra cosa che viene richiesto per chi vuole fare le gare ufficiali, l'attestato di aeromodellista. Sì. Attestato di aeromodellista che è un documento che può essere rilasciato solo dall'Aeroclub d'Italia. Sì, per le nostre scuole. Sì. Ecco, attraverso le nostre scuole. C'è una novità importante che c'è stata confermata adesso, che nel nuovo regolamento dell'Aeroclub d'Italia chi ha un attestato per i SAPR, esatto, viene riconosciuto, diciamo, d'ufficio l'attestato di aeromodellista. D'ufficio però va fatta una richiesta. Sì. Ecco, quindi l'attestato di aeromodellista si può prendere in due modi, quindi o avendo un attestato per SAPR oppure facendo un esame presso... Un corso e un esame presso le nostre scuole. Dopodiché, quindi, se uno facesse questo campo per aeromodellisti per fare le gare, come aeroclub federato, e vuole essere lui stesso a dare l'attestato di aeromodellista, potrebbe fare un corso di studi per le sue persone però un istruttore. Deve avere una scuola, deve essere autorizzata da noi, deve avere una sede, un campo idoneo sempre, deve avere degli istruttori, deve avere un direttore della scuola. Quelle di ENAC per i SAPR, perché qua stiamo parlando di aeromodellismo, molto più facile. Molto più facile. Non abbiamo un regolamento, è pubblicato sul nostro sito, se vuole glielo posso pure mandare. Quindi sì, adesso poi pubblicheremo comunque il link anche a queste parti. E invece l'altra questione che è particolare, che è una particolarità italiana, è la legge Melandri.
La legge Melandri che richiede un'assicurazione specifica per gli sportivi. Questo è per tutti gli sportivi, sempre chi va in bicicletta a livello agonistico, per chi fa sci. Per tutti, tutti, Ecco, perché per tutti quelli che ufficialmente svolgono un'attività di uno sport presso una federazione, diciamo. Se uno è perché privato, il privato fa quello che vuole. no, però rimanendo sulle gare ufficiali. La questione che sappiamo che la FAI, la Federazione Aeronautica Internazionale, solo per quest'anno, per il 2017, ha fatto una semplificazione, diciamo, in modo da avvicinare più gente possibile alle gare di droni, e con 10 franchi svizzeri si può avere la tessera FAI. Però noi abbiamo il problema Della della legge, legge Melandri. Ecco, cioè per come si. svolgere una gara ufficiale svolta sotto legge dell'Aeroclub d'Italia è necessario la tessera FAI alla quale è collegata la legge Melandri. Ecco. La legge Melandri che è specifica con dei limiti ben definiti e soprattutto prevede 80.000 euro in caso del loro socio, Sì. ci fa domanda, ci allega il titolo di volo, paga quello che deve pagare perché varia in funzione poi dei vari sport. Ecco, e quindi allora, vogliamo tornare In questo sopra. caso, che c'è già una tessera FAI, non rilasciata da noi, ma rilasciata direttamente dalla FAI, Sì. io devo, sinceramente, devo vedere, devo esaminare. Adesso c'è un po', c'è un caso anomalo, perché c'è una tessera FAI non rilasciata da noi, ma rilasciata direttamente dalla Dalla FAI. FAI. Quindi in Italia per svolgere una gara a livello Aeroclub d'Italia deve essere in possesso della legge Melandri. Ora io devo vedere se Rendere più non la facile strappate, possibile. vi do io la parola d'onore che proverò a vedere quello che posso fare. La ringrazio, Grazie allora, e a voi. speriamo.